Agave è una manifestazione che abbiamo voluto con tutta la nostra forza, nel senso che dal momento in cui il Covid ha impedito qualsiasi forma di spettacolo, non è mai sparita dalla nostra mente la volontà di prima o poi di riuscire a ricominciare in un qualche modo. Lo rifacciamo in un contesto spettacolare dove le risorse naturali sono addirittura abbondanti, non sappiamo neanche se abbiamo visitato tutti i luoghi di questo posto meraviglioso che i proprietari di casa hanno messo a nostra disposizione, e allo stesso tempo centralizziamo tutto quello che deve capitare sulla natura. Su vestiti meravigliosi ispirati alla natura, e da qui che ripartiamo anche per questo nuovo, per questo lavoro, sperando di poter ricoinvolgere il pubblico, perché ovviamente siamo in una situazione Covid free e con tutte le misure di sicurezza che questo tipo di situazioni in questo periodo richiede. Però la nostra voglia, la nostra passione sicuramente ci porterà a mettercela tutta, sperando che, di fare uno spettacolo graditissimo per tutti gli ospiti che potranno fruirne quando poi la manderemo in onda. Ogni anno l'Associazione Nature dedica un nome di un fiore a ogni edizione. E nulla, valorizziamo il nostro territorio con tutte le eccellenze che ne rappresentano. La nostra missione è proprio questa, valorizzare il territorio. E, niente, stasera siamo qui nel giardino di Ospiri, ubicato qui in Palma Campania, un bellissimo polmone verde che ci rappresenta. Questa è una delle eccellenze di questo territorio, che di 3.000 metri quadri, dove si può ammirare tutta la natura, tutta la fauna, natura che ci abita. Sera in veste anche di conduttrice di questo evento bellissimo, questa sfilata, questo fashion show, soprattutto con un bellissimo omaggio alla natura e a tutto quello che vediamo qui intorno, perché la natura farà sicuramente parte di questa manifestazione, ma soprattutto l'unione, perché dopo un periodo, diciamo, di chiusura è finalmente arrivato il momento, ovviamente a distanza di sicurezza, di poter mettere in scena quello che ci ha dato tutta la bellezza del mondo. E spero ovviamente di essere all'altezza di tutto questo e vi invito a restare sintonizzati, perché ne vedrete delle belle. Ci occupiamo del Mega Partis e dei capelli. Noi siamo un negozio molti diversi parrucchiere, qui stiamo a Palma Campania, e è stato bellissimo entrare in questa location. Non sapevamo che qui vicino a noi avevamo questo parco così bello. E poi dobbiamo ringraziare anche l'organizzatrice Rosa Ferrante. È stata un'esperienza bellissima l'anno scorso e credo anche quest'anno. In questo caso adesso sto realizzando un make-up carnevalesco in cui mettiamo in risalto gli eventi che facciamo una volta all'anno a Palma Campania. Il carnevale, che è importantissimo, ma non solo questo. Ho realizzato anche trucchi più giornalieri, più moda, in cui facciamo vedere quello che noi, diciamo, mettiamo in pratica tutti i giorni e durante le nostre attività, perché è una passione che c'è da tanto tempo e ho messo in atto questo, tutto quello che io realizzo.
ci troviamo all'evento Agave e noi ci occupiamo della pasticceria. Abbiamo portato i nostri dolci tipici della nostra pasticceria e facciamo una piccola dimostrazione di come vengono fatte le zeppole di San Giuseppe.